Andate via, andate via! Non si cambia da questi qua cima! Non è stato difficile, approfittando della recinzione di Velta, entrare all'interno della ex casa cantoniera in via Tiburtina a Pescara, dove da mesi, stando alle segnalazioni dei residenti, bivaccano tossicodipendenti e barboni. A creare l'ennesimo allarme, stando alle testimonianze raccolte, il fatto che una ragazza, pare di origini rumene, è incinta di 6 mesi. Dopo qualche minuto dal nostro arrivo, accompagnati dal consigliere comunale Massimiliano Di Pillo, anche gli uomini del gruppo di intervento operativo Nucleo Antidegrado della Polizia Municipale e a seguire anche una pattuglia dei carabinieri. All'interno della struttura, un uomo di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine per piccoli reati, in stato confusionale, ha confermato di avere una compagna in stato interessante, al momento del fermo, in cura alla SERT. È stato preso in custodia dai carabinieri, mentre gli uomini della zona si sono occupati dei rilievi. Siamo agli arresti domiciliari, noi in casa, perché non possiamo più affacciarci alle finestre. Quello che voi avete visto sono cose da tutti i giorni, dallo sgombero che hanno fatto tempo fa, sono venuti qui, tanto se ne vanno adesso da qui andranno di fronte praticamente. Qui polizia e carabinieri li chiamiamo tutti i giorni, però la situazione è sempre la stessa, quindi noi chiediamo a chi dobbiamo rivolgerci, se il sindaco magari ci ascolta e magari prende in mano lui la situazione, perché veramente qui è invivibile, qui dopo una certa ora il coprifuoco, non puoi uscire, non puoi fare niente, perché è un via vai di tossici e quant'altro, c'è spaccio, c'è tutto, prostituzione, tutto. I nostri figli praticamente sono chiusi in casa. Siamo ad inizio della Tiburtina, oltre alla ex casa cantoniera, pare acquistata da un privato che, nonostante le numerose sollecitazioni, preferisce mantenerla in questo stato di degrado. Dall'altra parte della strada, uno stabile in costruzione dove ogni sera si rifugiano balordi, tossicodipendenti e senza tetto, mentre a pochi metri in linea d'aria gli ormai ex palazzi clerico, anche quelli rifugio di sbandati. Il problema si risolve non soltanto sgomberando, come hanno fatto e hanno fatto bene il gruppo Giona della Polizia Municipale, che li ringrazio infinitamente. Il problema è un problema di politiche sociali che deve essere attivato dall'amministrazione. Non si può risolvere sgomberandoli e passando da uno spazio a un altro. Bisogna affrontare il discorso attraverso un percorso che venga attivato dagli assistenti sociali, dalle politiche sociali dell'amministrazione, magari insieme alla ASL, insieme ad altri enti che possono cercare di risolvere questo problema.